Sì! Andiamo dentro? Con questa 24 ore di solo kebab. 15.000 mi piace e faccio 24 ore solo pizza! Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi, 24 ore solo kebab. Ragazzi, allora oggi è, vediamo il giorno, 22 giugno delle 10.01. Ancora devo fare colazione. Ragazzi, mi tocca, visto che l'ultimo video ha raggiunto 15.000 mi piace. Mi raccomando, adesso superiamo un'altra volta i 15.000 mi piace e farò 24 ore solo pizza. Per adesso, visto che la mattina non si può ordinare il kebab né niente, come potete vedere questo è il nostro frigo. Il kebab non c'è. Direi che devi andare al supermercato per comprarlo perché non c'è in casa. Neanche la piada? Guarda là. Ah no, la piada c'è, raga. La piada c'è, quindi devo uscire appositamente per comprare il kebab. E vabbè, dai, usciamo un attimo. Guarda la mia faccia, il mio viso reaction alla tua 24 ore, guarda. Ecco qua. Ok. Compriamoli. Compriamo anche del ketchup, visto che manca a casa, quindi vai. Che poi no, ho comprato sia kebab, questo qua normale, di carne, di pollo, e sia questo qua, petti di pollo. Però sono diversi, questo qua è più buono. Ragazzi, è più buono di pollo o petti di pollo? Pollo o petti di pollo? Pollo o petti di pollo? Ok, adesso ragazzi, cuciniamo. Il nostro kebab sta scaldando, la nostra colazione si sta scaldando. Intanto qua c'è la piada, prendiamola. Bella. Ok, la carne è pronta. Sì! Ok, dai, tra poco è pronto per la colazione. Ok, mettiamo tutta la carne sopra la nostra piada. Hashtag piada nei commenti, mi raccomando, per Omar, per tutti i romagnoli, hashtag la piada. Andiamo dentro con questa 24 ore di solo kebab. Bravo Andrea Fusco. Oggi ma come la fotto, metto ketchup, se no andate a sapore. Vai, sei. Dopo Tony Tubo mi farà compagnia per quanto riguarda il kebab, speriamo anche Omar. Cioè, oggi sto facendo colazione 10.44 con il kebab. Cioè, se non lasciate like oggi veramente. Sono rimasti solo pochi residui, ma li mangio. Adesso edito un video e mi riposo un pochettino. Eccoci qua, sono le 14.38. Stavamo aspettando Tony, ma non arriva, signori. Quindi andiamo a mangiare noi tre, che c'ho a fare? Eh sì, dai, andiamo a mangiare kebab giù. Quindi ragazzi, usciamo e andiamo a mangiare sto kebab dal kebabaro. Sì! Quasi arrivati alla meta. Abbiamo molta fame perché comunque sì, abbiamo camminato come animali. E comunque speriamo sia aperto perché abbiamo molta fame. Stamattina ho fatto colazione alle 10:30, 11:30, non ricordo bene. Però comunque siamo vicini alla meta. Prenderò kebab con patatine e ketchup. Omar, tu? Andrea, sono le 3:15. Intanto speriamo che sia aperto. Eh sì. Poi vediamo. Omar, tu che hai preso? Io ho preso il kebab fatto con la tortilla. Però lei mi ha detto con la piadina, è uguale alla piadina, allora sarà la piadina con il kebab. E allora ho preso la tortilla, patate, ketchup e kebab ovviamente. Io invece solamente carne e patate. Ok, bravo Omar. Ho fame, Andrea. Anch'io, Omar. Finalmente mangeremo. Meno male. Anzi, per me è una brutta cosa perché mangio solo grill. Tutto magari il giorno. Magari dai, hai fatto solo colazione. Poi quando ci sarà la merenda e la cena, magari lo spuntino di mezzanotte. E sì, dai. Poi lì sono un po' più pesato. Veniamo a mare e cotti il kebab. Grazie, Andrea. Questo è quello senza salse. Questo è quello senza salse. Andrea, ustiona. Non capito. Mannaggia. Adesso ragazzi andiamo dentro con tutto il kebab. Vedete che a Napoli giriamo senza casco, infatti questo stava girando sul marciapiede col casco. Non mi piace essere troppo passata, però si può mangiare. È più buono quello fatto in casa, è più saporito. Vabbè, comunque lo mangiamo, qual è il problema? Sì. Ragazzi, comunque siamo seri. Sapevamo che Tony Tubo sarebbe uscito. Però, cioè, veramente, io l'ho contattato pure un'oretta fa, non mi ha risposto. Chissà che fine ha fatto. Intanto mi finisco il kebab, la faccia sua. Finito.
come direbbe Tony Tubo, serie A. Però serie B sì. Per me serie C anche. Zona retrocessione. Ok. Si salva per la fame, mi sa. Ti vedi a casa, spero ci sia Tony. Nice eyes. Call call. Jack inglese dovrà stare a Liverpool. Tony! Sei vivo! Sei vivo! Pensavo fossi morto! Guarda qua, ho trovato una cartella dove devo salvare tutti i backup dei miei telefonini. Ho trovato il video di quando avevo 20 anni, guarda. Non me ne frega proprio, Tony. Guarda Tony, tu ventenne! Non me ne frega. Perché fai così, ero male. Comunque Tony, capisci stasera che mi fa? Stasera ci mangiamo, ordiniamo da Just Eat, Gyros, sto facendo 24 ore, solo kebab! Stamattina la colazione come l'hai fatta? Kebab, kebab e ketchup. A pranzo abbiamo mangiato. Bello. Guarda quanti anni, guarda qua. Bello. Sì, ragazzi, bello. Guardate. Comunque raga, visto che ci sono 30 gradi fuori, abbiamo sudato come non mai, vero Omar? E adesso ragazzi mi vado a fare una bella doccia nella stanza dello spirito e del tempo. Ecco qua. Intanto mi vedevo io con le mutande, bella. E niente, vado. Ci becchiamo dopo. Forza Gyros. Eccoci qui. Ragazzi, sono le 21. Tony Tubo. Tony Tubo ha appena finito la live. Quindi, hai fame? Abbastanza. Quindi quanti Gyros mangerai, Tony Tubo? Come due? Allora, nel video mio me ne sono passati 4 e mezzo e morivo. Ed era normale. Dopo il secondo ero sazio. Quindi, ricordandomi di questa cosa, ne mangerò solo due. Ok, io uno, dai, è normale, perché sennò mi riempio troppo. Mi riempio troppo. Non solo che va. Appunto. Ok, quindi andiamo a ordinare, Tony Tubo? Vamos! Vai, andiamo. Quindi, ragazzi, ci tocca aspettare 45 minuti. Sì! Ma tu non hai preso solo due Gyros? No, lascia stare. Vediamo dopo cosa ha preso. Io ho preso no, no, vediamo dopo, dai. Il cazzo in c***o. Sono arrivati. Eccoci qua. Ma sì. Questo è una bella ciao. Ma tu vado via, prima la posto, via. Senti qua calore. Cipolla, senti la cipolla. No. A me fa non piacerti la cipolla. Più che altro perché sennò dopo un selciato. No. 15.000 mi piace e faccio 24 ore solo pizza. Questo è il terzo kebab da stamattina. Questo è un pochino più diverso perché la carne è il kebab, però la carne è un pochino più diversa, quindi almeno questo. Come fai a mangiarti il kebab senza cipolla? Tony, tu quanto preferisci kebab con cipolla o senza cipolla? Allora, io con cipolla, lui senza. Uno e con tu? Cipolla? Sciacchiere signore! Scrivilo in un commento, cipolla o non cipolla? Io ce sento, che devo fare? Morso la datina, vai! Ragazzi, adesso vi andrà all'assalto del Gyros vero e proprio. Vai Tony! E comunque ragazzi, diteci questi tre commenti. Altra sfida da fare con il cibo per 24 ore, vero Tony? Sono pienissimo, aiutami. Che stai sparando raga? E mi sa che per me questa 24 ore è finita perché mamma mia voglio. No, non è finita, ti controllo io che fino a che non vai a dormire non mangi. Non mangio tu. E chi ce la fa chi? Controllo io. In questa casa ragazzi io tengo le chiavi di casa, Tony i lucchetti dei frigoriferi. Vi racconto questa storia. Allora, 2 anni fa circa, mangiai 2-3 kebab e subito dopo mi sono steso sul letto, ok? Feci questo errore e praticamente dopo quella sera sono ingrassato e quindi mi raccomando, se mangiate kebab, soprattutto se lo fate per 24 ore, non stendetevi sul letto. Io infatti ho fatto dei miglioramenti, come potete ben vedere, guardate qua, non stendendomi sul letto, mangiando kebab, ce l'ho fatta ragazzi. Mi raccomando, stay tuned. Ecco, vedete, quello è un errore. Stay kebab. Fate questo ragazzi, dopo aver mangiato il kebab. Così vi sale tutto e vomitate. È come se non aveste mangiato poi, come dice Tatino. Ragazzi, questo video si conclude qui. È 00:12. È il 23 giugno, quindi entro stasera vi devo caricare il video. Quindi devo editare, quindi non posso manco dormire perché sto un pochino stanco, però comunque ragazzi cerco di portarvi questo video il sabato 23 giugno, spero di farcela. Fusegamer mi raccomando edita, Fusegamer del futuro. Quindi ragazzi mi raccomando, o voi consigliatemi qui sotto nei commenti altre challenge col cibo da fare per 24 ore e mi raccomando
lasciate a me mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video.